Benvenuti in questo nuovo video, cercheremo di concludere un po' il discorso sulla meccanica quantistica parlando dello spin. Allora, lo spin, come avevo già anticipato nei video precedenti, è una caratteristica insita nella materia, quando chiaramente parliamo di corpuscoli. Parlare dello spin significa parlare di una cosa che è intrinseca all'oggetto che stiamo considerando ed è praticamente una caratteristica posseduta da tutta la materia, non soltanto dall'elettrone, che è quello diciamo che conosciamo meglio, il suo spin, diciamo, ce l'hanno anche i protoni, i neutroni, gli atomi. Possiamo calcolare lo spin dell'atomo in toto, possiamo calcolare lo spin anche di oggetti come i fotoni, che sono molto diversi dai corpuscoli, anche se poi abbiamo visto che la differenza onde particelle è sempre meno evidente in meccanica quantistica. Quindi diciamo, ecco, che lo spin è qualcosa simile alla carica elettrica dell'elettrone o alla massa di un determinato oggetto, nel senso che i corpuscoli non possono discernere da questo elemento. Così come non esiste un elettrone senza la sua carica, per definizione non possiamo immaginare l'elettrone privo di carica elettrica, altrimenti non sarebbe un elettrone. La stessa cosa però possiamo dire dello spin. Anche lo spin è una caratteristica insita nella materia, nel corpuscolo in particolare che stiamo trattando, ed è una caratteristica assolutamente ineliminabile. Questo aspetto, diciamo, fu messo in luce, fu chiarito bene da Paul Dirac, mentre invece, come abbiamo visto, l'equazione di Schrödinger non prevedeva questo elemento, lo spin, mancava questo elemento fondamentale. Bene, lo spin tra l'altro viene usato molto anche quando si parla proprio di meccanica quantistica, perché ha varie caratteristiche peculiari. Una di queste, per esempio, che è assolutamente quantizzato, quindi è un oggetto quantomeccanico perfetto, diciamo, un oggetto, una caratteristica quantomeccanica perfetta. Perché noi, quando parliamo di meccanica quantistica, chiaramente il termine quantistico è quello che sembra caratterizzi meglio tutta la faccenda, ma in realtà abbiamo visto che, per esempio, la posizione che noi andiamo ad individuare nel momento in cui abbiamo il collasso della funzione d'onda, però la posizione non è quantizzata. Quindi in realtà noi abbiamo un corpuscolo che ha una posizione che noi non possiamo determinare, che non è quantizzata, quindi è diciamo una distribuzione di probabilità, come abbiamo visto, non quantizzata, e poi quando chiaramente faccio la misura, una misura di posizione, io trovo il corpuscolo. Però ecco, la posizione non ha caratteristiche di quantizzazione, cioè in realtà non trovo dei punti discreti. In realtà il nostro corpuscolo può collassare in uno spazio continuo, diciamo. La sua funzione d'onda mi descrive, diciamo, le probabilità dove può collassare, però queste probabilità non sono discrete ma continue, quindi non c'è lì la quantizzazione, diciamo, che noi cerchiamo nella meccanica quantistica. Lo spin è diverso invece, perché noi possiamo avere per esempio nell'elettrone soltanto lo spin in su, giù o su, o down, up, down, come viene detto. Quindi ecco perché, diciamo, lo spin ha questa caratteristica importante che ci permette di parlare in maniera molto esplicita della meccanica quantistica anche in questi termini di quantizzazione. Bene, chiaramente
l'argomento è abbastanza vasto, ma quello che io qui ho riportato fondamentalmente è uno degli esperimenti più famosi in assoluto della fisica quantistica, che è appunto l'esperimento di Stern e Gerlach, che erano appunto due fisici, due scienziati che hanno praticamente costruito diciamo un apparato sperimentale. Però ecco, questo esperimento di Stern e Gerlach fu fatto praticamente nel 1922, quando praticamente appunto lo spin diciamo non lo si conosceva, diciamo non si conoscevano le caratteristiche di questo elemento. Dirac appunto diciamo più tardi, nel 27, 28 eccetera, avremo praticamente questa caratterizzazione esatta di quello che è lo spin. Quindi l'esperimento in realtà di Stern e Gerlach era semplicemente per appunto che c'erano delle cose che si volevano così andare ad analizzare, vedere un po' quello che succedeva dopo che si era capito che effettivamente perché che cosa si pensava, che ovviamente se c'era delle cariche che si muovevano, in questo caso l'elettrone per esempio intorno al nucleo, e beh, ci dovevano essere chiaramente anche dei fenomeni di magnetizzazione, ovvero tutto ciò che si muove o in maniera circolare o traslando. Abbiamo visto che la meccanica classica ci dice che cariche in movimento producono praticamente dei campi magnetici, quindi tutti gli oggetti carichi che si muovono sono diciamo come se fossero delle piccole calamite con un loro polo positivo e un loro polo negativo, e quindi generano nello spazio dei campi magnetici. Quindi l'esperimento di Stern e Gerlach voleva semplicemente andare a valutare che cosa succede quando facciamo passare praticamente degli atomi in un campo magnetico non omogeneo, cioè vedere che cosa succede. Loro utilizzano atomi di argento che hanno 47 elettroni, di cui solo uno spaiato, quindi diciamo è quello che caratterizza un po' lo spin, anche se loro appunto non sapevano che stavano facendo un esperimento di questo tipo. Però ecco, noi sappiamo invece che in quel caso l'atomo d'argento, avendo praticamente un unico elettrone spagliato, questo è quello che determina le caratteristiche dello spin di tutto l'atomo, diciamo. L'esperimento poi fu anche rifatto da altri due scienziati, che però lo fecero invece sull'atomo di idrogeno, e lì la cosa è più semplice perché abbiamo praticamente una struttura molto più semplice, ma i risultati praticamente furono gli stessi. Beh, loro in realtà l'esperimento che cosa ci fa vedere? Beh, diciamo che è un esperimento questo che poi alla fine dimostra proprio le caratteristiche un po' più salienti della meccanica quantistica. Allora, io qui ho cercato di riportare un po' questo schema, magari appunto colorandolo, proprio per cercare di far capire meglio un po' qual è il procedimento. Allora, questo praticamente è l'apparato. Qui c'è una sagomatura proprio per cercare di creare questo campo magnetico non omogeneo, quindi con delle linee di forza che chiaramente saranno orientate in maniera diversa tra polo positivo e polo negativo. Questo è importante perché che cosa succede? Che se io faccio passare degli elettroni, faccio passare degli atomi, ovviamente qui il discorso era legato soprattutto appunto si era immaginato che ci fossero chiaramente nell'atomo questi campi magnetici, per cui in realtà diciamo era come far passare dei piccoli magneti in un altro campo magnetico, ovviamente esterno all'atomo, però non omogeneo, in modo tale che si potessero praticamente separare
diciamo, queste separare gli atomi in base appunto al polo sud e al polo nord, diciamo, in termini molto sintetici. Infatti, che cosa succede? Che in questo campo magnetico disomogeneo ci saranno delle forze chiaramente più forti che spingono il polo sud verso il polo nord, almeno da come l'ho disegnato io, e delle ovviamente una forza minore, diciamo, del polo sud nell'attrarre il polo nord dell'atomo, che però qui ho disegnato come se fosse una vera e propria calamita. Va bene, quindi facciamo passare praticamente questi atomi di argento caratterizzati da questo, in realtà da questo unico elettrone spaiato, e vediamo che cosa succede. Passano, che cosa succede? Beh, in un esperimento classico ci sarebbero dovute essere diciamo tutta una serie di situazioni intermedie, perché chiaramente noi abbiamo questa situazione in verticale. Ecco, noi stiamo facendo l'esperimento, in questo caso avviene, ovviamente dobbiamo scegliere un asse, perché poi vedremo che possiamo anche cambiare l'asse, diciamo, del nostro apparato sperimentale. Però se scegliamo l'asse verticale, tutti quegli atomi che hanno praticamente diciamo polo sud, polo nord in verticale, verranno praticamente deviati o verso l'alto o verso il basso. Chiaramente dipende dall'orientamento, polo sud e polo nord. Quelli che stanno col polo sud chiaramente avranno una forza superiore verso l'alto e quindi andranno da questa parte. Quelli che invece sono orientati sempre in verticale ma con il polo opposto, praticamente vengono, diciamo, sentiranno una forza maggiore da sopra, che però li spingerà verso il basso, quindi praticamente li troveremo da quest'altra parte. Ci sono poi tutte le varie situazioni in cui noi possiamo trovare questi atomi con questi assi, diciamo, polo sud e polo nord inclinati, e quindi questi dovrebbero darci delle soluzioni intermedie, ma soprattutto ne avremo una praticamente che ci aspetteremo di trovare qua, un'altra macchiolina, diciamo, che sono praticamente gli atomi che hanno polo nord e polo sud disposti praticamente orizzontalmente. Perché? Perché qui praticamente se l'atomo è disposto orizzontalmente ci sarà una forza sul polo sud che spinge in maniera violenta verso il basso, ma ci sarà altrettanto la stessa cosa, un'attrazione verso l'alto che si bilancia sia tra polo nord che tra polo sud, quindi anche se il campo magnetico è disomogeneo e questa disomogeneità si verifica praticamente lungo l'asse Z, però se questa, diciamo, è orizzontale dovrei praticamente essere avere un bilanciamento, quindi non ci dovrebbe essere, diciamo, nessuno spostamento né verso l'alto né verso il basso, ma dovrei praticamente avere qui almeno un'altra banda, che invece non c'è. Perché non c'è? Perché in realtà noi questa struttura non è assimilabile a una struttura appunto magnetica dove c'è un polo nord e un polo sud, ma stiamo praticamente trattando l'atomo d'argento è in realtà il suo spin, diciamo. Ha delle caratteristiche, come dicevamo, quanto meccaniche, cioè lo spin è un fenomeno quanto meccanico, non un fenomeno classico da calamita, polo nord e polo sud. Ecco perché c'è la prima discrepanza tra quello che ci si aspetta di vedere qua nello schermo, diciamo, di risoluzione, e quello che invece avviene realmente. Quindi vedete che la quantizzazione dello spin qui si vede bene, non c'è nessun intermedio qua, lo spin è su oppure giù, cioè l'allineamento di questo,
di questo spin, che appunto non lo possiamo considerare banalmente, come già avevo detto nei video precedenti, un asse di rotazione di una pallina, quindi come una trottola che c'ha o praticamente diciamo l'asse di rotazione o verso l'alto o verso il basso, e quindi può girare o a destra o a sinistra. Questo sarebbe praticamente l'aspetto classico di una pallina che ha un polo sud e un polo nord, quindi una pallina chiaramente un qualcosa diciamo di analogo, che ha quindi un asse di rotazione che ruota, un asse di rotazione lungo polo sud e polo nord, la rotazione a destra o la rotazione a sinistra fa sì che questi assi si orientino in maniera diversa. Però ecco, se questo fosse vero, ci dovrebbe essere questa famosa, in questo apparato ci dovrebbe essere praticamente un'altra, altre situazioni che invece qui non si verificano. Non abbiamo praticamente un oggetto, non stiamo più analizzando in realtà un oggetto classico, ma stiamo analizzando lo spin di un atomo, comunque del suo elettrone spagliato, che tutto è fuorché ha caratteristiche che non sono assolutamente classiche, ma tipiche della meccanica quantistica. Quindi è una quantizzazione, quindi è quantizzato, per cui avremo soltanto due possibilità, che vada o nella banda in alto o nella banda più bassa. Ora, quello che succede nell'esperimento di Stern e Gerlach, che è abbastanza complesso, forse più da spiegare, poi perché da capire non è che ci siano cose incredibili, però è che, vedete, qui praticamente nell'esperimento viene praticamente bloccato, vengono bloccati tutti gli spin, quelli che vanno verso il basso, i cosiddetti spin down, insomma gli spin che vanno in giù, vengono bloccati. Adesso come ciò avviene nell'apparato sperimentale ci interessa molto poco. Quello che sappiamo è che, quindi, quello che noi possiamo vedere qui, che a questo punto rimangono soltanto gli spin up. Però ricordiamoci sempre, io vedete che ho scritto spin delle verticali, asse Z, quindi sono possiamo immaginarli diciamo, noi stiamo in realtà misurando lo spin, però lo stiamo misurando nella posizione spaziale verticale, e questo vedremo che ha un'importanza fondamentale. Elimino quelli, diciamo, con la testa capovolta verso il basso, e lascio soltanto quelli con la testa capovolta verso l'alto. Li faccio ripassare nuovamente in un altro apparato identico, vedete anche qui la stessa cosa, stessa sagomatura, quindi anche qui abbiamo un campo magnetico disomogeneo, e questa volta, vedete, ho eliminato la componente diciamo con la testa in giù, e quindi rimangono soltanto gli spin up, vedete, soltanto questi. Bene, questo, diciamo, ce lo potevamo, a parte questo fatto della quantizzazione, poi nel secondo passaggio, noi avendo eliminato una parte, quindi il 50% di quelli con spin down, sono rimasti praticamente soltanto il 50%, quindi soltanto una banda, l'altra è stata assorbita a questo livello, e quindi fino alla seconda parte non ci dice particolarmente nulla di straordinario. Invece l'altro aspetto che è particolare, che esce fuori dall'esperimento di Stern-Gerlach, è che se noi praticamente adesso ripetiamo ancora, ne facciamo un altro di esperimento, però questa volta intervalliamo, mettiamo tra questi due apparati e ce ne mettiamo un terzo. Questa volta praticamente lo stesso apparato di Stern e Gerlach, lo stesso strumento, sagomatura, eccetera, eccetera,
Ma questa volta, vedete, qui asse z, qui asse z, questa volta invece ne mettiamo uno orientato orizzontalmente. Vedete? Quindi questo, poi ne mettiamo un altro orizzontale, questa volta, vedete, questo adesso sta così, e poi ne rimettiamo, e poi rimettiamo quello che abbiamo visto l'altra volta, lo stesso, anche questo qui, sempre orientato verticalmente. E vediamo che cosa succede. Allora, beh, diciamo, la prima parte abbiamo capito che qui praticamente otterremo, otteniamo sempre quello che la stessa cosa che abbiamo ottenuto qua. Vedete, anche qui mettiamo un apparato che assorbe tutti gli, diciamo, elimina tutti gli spin down, quindi rimangono soltanto gli spin up, il 50%, quindi. Però questa volta, vedete, li facciamo passare, prima di farli passare nel secondo analizzatore, li facciamo passare prima in questo orizzontale. In questo orizzontale praticamente che cosa succede? Che in realtà adesso sto facendo un'altra misura, un altro tipo di misura sull'asse orizzontale, e quindi non è che esce fuori praticamente soltanto uno spin orientato, ovviamente più in verticale ma in orizzontale, perché adesso praticamente questi atomi verranno, lo spin degli atomi, diciamo, verranno anziché messi in verticale in orizzontale, ma in questo passaggio però vedete che io ottengo sia gli spin up che down, quindi non è che, diciamo, aver eliminato sull'asse Z gli spin down significa averli eliminati completamente, perché io praticamente qua, quando faccio questa seconda misura, questa volta sull'asse orizzontale, io mi ritrovo una distribuzione al 50% di quelli che erano rimasti, quindi 25 e 25 alla fine, di spin up e spin down, però questa volta orientati lungo l'asse X. Quindi significa praticamente che questa misura, questa seconda misura, mi ha generato un'altra volta doppie componenti di spin. Ma la cosa più incredibile poi è che se io adesso elimino praticamente di nuovo la componente, questa volta orizzontale, sempre down, sempre, e lascio soltanto la componente orizzontale con lo spin up, praticamente se io lo rifaccio passare, quindi faccio un'altra misura, però questa volta la rifaccio in verticale, cioè lungo l'asse Z, io riottengo questa volta non più soltanto degli spin up, ma anche gli spin down. Quindi vedete che ogni volta che io cambio l'asse, dove fa l'asse di, diciamo, di misura dello spin, dell'apparato sperimentale, ritorna, è come se tutto si annullasse, vedete qui, è come se questa misura avesse annullato quello che ho fatto precedentemente, perché mi ritorna, e qui lo posso vedere chiaramente, mi ritorna un'altra volta anche sull'asse verticale, mi ritornano i famosi spin down che qui avevo eliminato, qui li avevo eliminati, qui li avevo eliminati gli spin down sull'asse Z, invece facendo passare i rimanenti lungo la componente orizzontale di misura dello spin e poi rifacendoli ripassare da quest'altra parte, questa volta ricompaiono, eccoli qua. Quindi come se questa misura avesse praticamente cancellato quanto fatto precedentemente, e quindi io praticamente mi ritrovo una componente che pensavo di aver eliminato in questa fase qua. Perché? Perché praticamente, qual è il concetto, diciamo, fondamentale? Che io praticamente non posso misurare contemporaneamente la componente dello spin sull'asse verticale e sull'asse orizzontale. Qui molto probabilmente interviene quello che possiamo definire anche, possiamo anche chiamare appunto il principio di indeterminazione di Heisenberg,
Ma ci possono essere anche altre spiegazioni, diciamo questa è quella che ci viene più comoda, ovvero quella di dire che appunto se io conosco con precisione assoluta lo spin su un asse, non posso poi immaginare di conoscere anche altrettanto bene la componente su un altro asse. Questo in meccanica classica lo si può fare, ma in meccanica quantistica no. No, se noi conosciamo perfettamente, perché stiamo facendo la misura sull'asse orizzontale, lo spin, automaticamente non conosco più l'asse, quello che succede sull'asse, la componente diciamo di spin sull'asse verticale. Quindi quando io rifaccio questa misura, in realtà non avendo più nessuna indicazione, non avendo più nessun ricordo, diciamo così, di quello della componente verticale, anche se io l'avevo eliminata qua, quando praticamente prendo gli spin, diciamo con orientamento orizzontale, li faccio passare nell'apparato di Stern-Gerlach, ma questa volta riposizionandolo come prima sull'asse Z, io ritrovo un'altra volta tutte e due le componenti, sia up che down. E questo perché appunto questo è dovuto proprio alla meccanica quantistica. Quindi ci sono questi aspetti che sono assolutamente peculiari e che non ritroviamo chiaramente in un ambito classico. La stessa cosa, altrettanto bizzarro, è quando, come vi dicevo l'altra volta, lo spin praticamente si può è un analogo, l'analogo dello spin nell'ambito della luce, dei fotoni, sono praticamente riguarda praticamente la polarizzazione. Vedete, c'è una qui sotto, io ho riportato un altro esempio per far vedere appunto anche questa analogia. L'analogia è praticamente con la luce polarizzata. La luce polarizzata ci può essere una polarizzazione lineare oppure addirittura circolare, come dissi l'altra volta. Vedete, qui praticamente noi abbiamo dei fasci di luce che incidono praticamente su un polarizzatore verticale, quindi mi polarizza tutta la luce verticalmente, poi ne metto un altro a 45 gradi. Bene, c'è una legge ovviamente molto, molto semplice che dice praticamente che qui otterrò praticamente, diciamo quando il polarizzatore è orizzontale non passa niente, ma se il polarizzatore è a 45 gradi, come in questo caso, avrò praticamente una percentuale di passaggio e di non passaggio, quindi una parte dei fotoni verranno assorbiti e una parte invece passeranno. Qual è questa percentuale? Beh, è semplice, deriva da una legge molto semplice, che è praticamente il coseno dell'angolo al quadrato. Se io praticamente faccio il coseno di 45 gradi, ottengo praticamente il coseno di 45 gradi al quadrato è un mezzo, quindi sarebbe 50 e 50%, quindi la metà diciamo dei fotoni passano. Ora però vedete, se io poi vi faccio passare questi rimanenti fotoni in un altro polarizzatore però posto a 22,5 gradi, quindi alla metà di questo, se io vado a fare praticamente il quadrato del coseno di 22,5 gradi, ottengo praticamente 0,85. Intuitivamente uno potrebbe pensare che quando questi diciamo fotoni polarizzati verticalmente passano qui al 50%, anche qua, che praticamente questo 22,5% significa che io ho ulteriormente inclinato questo polarizzatore di un'altra metà, vedete qui era verticale, metà 45 gradi, adesso un'altra metà 22,5 gradi. Quindi se qua, diciamo, questa legge mi diceva, se c'era una legge che mi dice praticamente intuitivamente che qua sono passati il 50% e il 50% invece sono stati filtrati, bloccati, quest'altro
50%, adesso dovrebbe essere 25% passati e 25% bloccati. Quindi di questo 50% un ulteriore 25% passano e l'altro 25% invece viene bloccato. Quindi io alla fine dei fotoni che avevo inizialmente mi aspetterei che ne siano passati all'incirca un 25%, invece praticamente ne passano all'incirca un 15%. Perché questo? Quindi, questo perché il motivo è proprio questo, che praticamente noi c'è una quantizzazione che fa sì che non possa passare una percentuale, diciamo, i fotoni praticamente non possono passare in una percentuale, ma o passano o non passano. E quando noi praticamente facciamo questo tipo di calcolo sul, diciamo, con i vari filtri polarizzatori, ci accorgiamo praticamente che le percentuali che vengono fuori non sono quelle che derivano da quella che potrebbe essere una nostra intuizione, ma ci sono delle regole che ritornano ad essere quelle che dicevamo prima, cioè la probabilità del passaggio o meno deriva dalla funzione d'onda che hanno questi fotoni, e la funzione d'onda mi descrive una probabilità che però, se vi ricordate, era al quadrato. Quindi in realtà ecco perché io devo fare tutto questo coseno al quadrato, eccetera, perché facendo il coseno al quadrato io mi trovo praticamente la percentuale di passaggio del fotone e non praticamente un valore oggettivo, cioè io mi ritrovo una percentuale che mi dice che ho l'85% dei fotoni passino o non passino, il 15%, quindi sono delle percentuali che derivano dall'aver preso la funzione d'onda che descrive i fotoni, averne fatto il modulo quadro e aver praticamente in questo modo ottenuto la componente verticale, orizzontale, quello che sia, a seconda se mi calcolo il seno e il coseno, che mi dà praticamente la probabilità dell'evento finale. E quindi in questo caso noi otterremo praticamente un passaggio o meno dell'85% e 15% anziché 75 e 25. Perché? Perché deriva proprio dal fatto che la meccanica quantistica appunto è diversa dalla meccanica classica. Quindi se in meccanica classica il 25% mi sarei aspettato che da questa selezione di filtri passassero il 25% dei fotoni, invece in realtà ne passano il 15, ne vengono bloccati l'85, insomma questi sono i rapporti che sono completamente diversi, proprio perché stiamo facendo delle considerazioni diverse dalla fisica classica. Bene, vabbè, diciamo che ci sono delle cose qui un po' non semplici, magari alcuni concetti sono un po' controintuitivi, eccetera. Però quello che volevo evidenziare è che, ancora una volta, noi abbiamo a che fare con elementi nuovi che sono stati praticamente studiati da grandi scienziati nel secolo scorso. E lo spin è una delle caratteristiche, insieme alla polarizzazione della luce, che diciamo mettono meglio in evidenza questi aspetti quanto meccanici dei corpuscoli della materia. E, diciamo che oggi parliamo addirittura di spintronica, ovvero di quando noi, proprio perché, qual è poi, ecco perché, diciamo, tutte queste scoperte sono poi straordinarie e hanno anche delle applicazioni tecnologiche, perché noi praticamente tutto questo discorso sul, diciamo, più teorico,
Poi quando lo portiamo nella pratica abbiamo dei vantaggi, facciamo che possiamo fare delle cose straordinarie. Essendo praticamente un elemento altrettanto caratteristico, così come lo è la carica dell'elettrone, noi possiamo praticamente sfruttare, diciamo, una sorta di corrente di spin, oppure spintronica, come dicevo, cioè praticamente noi possiamo allineare, disallineare questi spin e quindi praticamente ottenere degli oggetti che rispondono in maniera diversa. In condizioni diverse, vedete qui noi abbiamo utilizzato l'apparato di Stern e Gerlach così per far vedere un po' quali erano un po' le caratteristiche dello spin, ma io posso praticamente utilizzare lo spin come se fosse in realtà una caratteristica da poter utilizzare magari nell'ambito dei, non so, dei computer o dei circuiti elettrici, che in questo caso non sono circuiti elettrici perché parliamo di spintronica, quindi ci sono proprio dei campi di applicazione che utilizzano anziché la carica dell'elettrone, lo spin dell'elettrone. Quindi noi abbiamo scoperto in realtà un fenomeno quantomeccanico che poi però possiamo tranquillamente utilizzarlo addirittura in maniera tecnologica, come abbiamo fatto classicamente per la carica dell'elettrone con le nostre famose correnti elettriche. Quindi tutto ciò che viene scoperto poi non solo diciamo ci interessa dal punto di vista teorico, ma poi lo possiamo addirittura sfruttare proprio praticamente tecnicamente. Si potrebbe dire tantissime altre cose, ma mi sembra che queste sono già abbastanza complicate. In realtà ci sono altri apparati sperimentali che sono veramente interessanti, l'apparato di Mach Zehnder, che fanno vedere appunto sempre la luce, come si muove in determinate situazioni e ci fanno sempre vedere queste caratteristiche straordinarie. Non ho parlato dell'entanglement, ma anche quello richiede chiaramente un po' di tempo. Vediamo se comunque accennerò sicuramente a qualcosa, però quello che diciamo volevo per concludere la parte della meccanica quantistica è che noi abbiamo a che fare in realtà con dei fenomeni che sono sicuramente diversi dal mondo classico, ma non ci dobbiamo così irretire, cioè non dobbiamo pensare che la meccanica quantistica sia qualcosa che non possiamo capire, non possiamo comprendere, perché sicuramente vedremo poi che io cercherò di dare anche un'interpretazione a certi fenomeni, eccetera, ma è ovvio che quando noi scendiamo alle scale piccole di Planck, eccetera, quando noi scendiamo alle scale corpuscolari, è chiaro che la natura diventa diversa, è diversa rispetto al mondo classico. Né ci saremmo potuti aspettare le stesse identiche cose. E d'altronde già lo vediamo, i fenomeni elettrici, i fenomeni magnetici, cioè sono qualcosa che può sfuggono un po' anche alla nostra capacità così osservativa utilizzando semplicemente i nostri sensi, anche lì bisogna mettere su un apparato sperimentale. Le stesse cose noi le facciamo poi, vedete, ecco, in meccanica quantistica, facciamo tutta una serie di esperimenti, ci sono delle situazioni che magari non coincidono col mondo classico, ma questo non significa affatto che la meccanica quantistica non abbia una sua logica, anzi, non solo ce l'ha, risponde in maniera assolutamente coerente. Ci sono degli aspetti chiaramente difficili da spiegare, questa funzione d'onda, il collasso, eccetera, di cui sono interessati e ancora si interessano anche tanti filosofi. Questi sono argomenti che vedremo, però sicuramente, il fatto che si faccia spintronica o altre cose, si sfrutti addirittura la meccanica quantistica,
per fare addirittura i computer quantistici, eccetera, eccetera, ci fa capire che è semplicemente un'altra branca della fisica che richiede chiaramente uno sforzo maggiore per capirla, per cercare di andare a fondo, ma che non ha nulla di misterioso o di occulto, per cui il nostro compito, anche diciamo chi si interessa un po' degli aspetti più filosofici, quindi chi va un po' più alla ricerca, come me, degli aspetti fondamentali della meccanica quantistica, sarà appunto nostro compito cercare di svelare anche questi aspetti più nascosti, diciamo così. Per il momento mi fermo, grazie, alla prossima, arrivederci.